Buongiorno ragazzi, è un po' che non ci vediamo, che non faccio qualche video, abbiamo organizzato un sacco di cose in questi giorni, quindi oggi ho potuto rimettermi anche a fare questi piccoli video per voi. Oggi è la volta di Runaway Train, un brano secondo me il brano più bello del libro del Trinity Initial, quindi il primo grado che facciamo, e quello che inizia a vedere anche ciò che sono gli accordi. Quindi gli accordi completi, proprio a sei corde, quindi con tutta la mano destra, con tutta la mano sinistra. È una canzone molto semplice, però, appunto, come dicevo poco fa, per la prima volta vediamo gli accordi. Quindi diciamo che come elemento complesso ci sono proprio gli accordi. Le frasi all'interno del brano sono solo due, anche qui, però c'è un'introduzione e poi una coda di uscita. Scusate. Allora, il primo accordo che si presenta nella struttura, quindi per l'introduzione, è l'accordo G, che è anche detto in italiano Sol, ok? Ricordiamoci che le lettere in inglese indicano le note, sono A, B, C, D, E, F, G, che sono equivalenti a La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. La scala in inglese parte da La, ok? Allora, vediamo la G. L'accordo G si suona con il secondo dito sulla sesta corda ricordiamoci che è la corda più grave. Ok? Terzo tasto, questo. Poi col primo dito, quinta corda, secondo tasto, e con il terzo dito sul sol, sulla prima corda. Quindi prima corda, terzo tasto. Questo è il sol. Ok? Questo è proprio l'accordo di sol. Questo è il primo accordo che si presenta. L'introduzione e anche la coda di uscita si suona semplicemente così. C'è un accordo che dura 4 quarti, quindi 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, corto, 3, 4. E poi c'è una pausa da 3 quarti. Quindi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E poi inizia la vera struttura del pezzo. La vera struttura del pezzo è basata, come dicevo, su due frasi. La prima frase è una linea di accompagnamento ed è inizialmente ad accordi lunghi. Abbiamo quattro accordi, uno dei quali è il sol che abbiamo appena visto, ma il primo che si presenta dopo l'introduzione è il Do, la C. Ok? Che si fa con il terzo dito sul Do, che è sulla quinta corda, e sul terzo tasto. Col secondo dito sul Mi, che è quarta corda, secondo tasto, poi corda vuota, la terza, il Sol. Col primo dito vado a suonare invece il Do, ok? Che c'è sulla seconda corda, primo tasto, e poi corda vuota. Mi raccomando, se avete bisogno che non capite, potete stoppare e rimandare indietro il video oppure nelle impostazioni potete rallentare la velocità e anche andare a vedere, ok? Importantissimo, tenere la chitarra, come ha raccontato Massimo nel video dell'impostazione, leggermente inclinata, non così, ok? Ma leggermente inclinata in avanti, come vedete. Il pollice rilassato e le dita più possibile a martelletto, così che il suono che esca fuori sia un suono pulito e non in questa maniera qua, ok? L'accordo deve suonare tutto bello pulito. Quindi abbiamo un accordo nella frase, il Do, che dura 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il secondo accordo è E minore, che sarebbe Mi minore, che si fa semplicemente con il primo dito, quinta corda, secondo tasto. Secondo dito, quarta corda, secondo tasto. Attenzione, e poi tutte le altre vuote. Questo è l'accordo. Attenzione, la caratteristica di questo brano è che gli accordi che ci sono li possiamo muovere e cambiare senza muovere tutta la mano. Quindi tutte le dita rimangono ferme dal Do in cui ero. Alzo il primo dito e lo porto sopra sul Si, sopra sulla appunto quinta corda, secondo tasto, e tolgo il terzo dito. Quindi viene fuori questo. Vedete che io non ho mosso niente, ho solo alzato le dita che necessitano di muoversi per forza. Le altre non si muovono. Ok? L'accordo dopo è A minore. Anche qui, il La minore si fa col secondo dito sulla quarta corda, secondo tasto. Terzo dito, terza corda, secondo tasto e primo dito sul Do. Ok? Quindi seconda corda, primo tasto. Cosa vuol dire? Che dal Mi minore il secondo dito sta sempre fermo. Ok? Aggiungo il terzo dito e risposto il primo dito sul Do, dove era prima. E suono 5 corde. Ok?
Questo è il terzo accordo. Quarto accordo è la G, quello che abbiamo visto poco fa. Quindi lo ridico, ok? Terzo tasto, qua non c'è trucco e non ci si può tenere le dita ferme, bisogna muoverle per forza tutte quante. Quindi terzo tasto, sesta corda, secondo dito, primo dito, quinta corda, secondo tasto, prima corda, terzo tasto, terzo dito. La prima linea, come dicevo, di accompagnamento è accordi lunghi, quindi do il tempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Questa è la prima frase. La seconda frase è esattamente identica, ma cambia la mano destra, ok? Quindi gli accordi sono gli stessi, non li ripeto. Col plettro suono tutti i quarti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo accordo, c'è la prima battuta, suono tutti i quarti, tutte le pulsazioni, sulla seconda battuta invece no, suono solo la prima pulsazione e poi lascio l'accordo lungo. Qual è l'obiettivo di queste due righe, di questo esercizio? Quello che io con la mano destra devo riuscire a ottenere l'indipendenza della mano destra, perché è lei che è il motore della chitarra. Quindi devo continuare a suonare in ogni caso, anche se sbaglio, ok? E poi con la sinistra cambiare solo muovendo le dita che mi servono. Ma la mano destra, come vedete, io mentre parlo e spiego, non deve mai fermarsi. Ok? E questo è l'obiettivo dell'esercizio tecnico della canzone, ovviamente suonarla. Ok? Quindi mi raccomando, sforzatevi di non fermare la mano destra. Perché se la mano destra si ferma, allora non serve a niente fare gli accordi con la sinistra. E la nostra mano sinistra non imparerà mai. Se invece con la mano destra continuo a suonare, allora vedrete che la mano sinistra in automatico nel giro di pochissimo si metterà a posto da sola. Ok? Poi abbiamo il ritornello. Il ritornello è una piccola frase melodica che si suona così. Questa è la prima riga, sono due righe al ritornello. Nella prima riga ho si, do, 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 si, do, 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 ok? Che si ripete tre volte. Si, do, 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 si, do, 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 si, do, 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 ok? Il si è corda vuota, lo ricordo, seconda, il do, primo dito, ok? Quindi la quarta battuta, poi abbiamo mi, re, do, si. Mi, corda vuota, prima, re, terzo tasto, seconda corda, do, abbiamo appena detto, quindi seconda corda, primo tasto, e si, corda vuota, seconda. Questa è la prima riga, adesso pure la risuono tutta, Seconda riga del ritornello, fa di nuovo, si, do, 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 si, do, sol, la, la, sol, sol. Pausa, 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 pausa. Ok? Quindi si, do, do, do. È la prima frase, come prima. Poi c'è si, do, sol, la. Si e do sono le stesse, tutte quarti. Sol, terza corda vuota. Sol e la, secondo dito, terza corda. Si, do, sol, la. Poi la, sol, sol. Pausa, 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 pausa. Cosa succede poi dopo? Si ripete la prima frase che abbiamo fatto. Che qual è? Quella con gli accordi, quindi do, 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 sono tutti quarti, mi minore, minore, poi sol, e poi vado alla coda, che è uguale all'introduzione, ora, quindi coda, accordo lungo, tri, fo, corto, 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 e chiudo con l'accordo di do. Ricapitolo solo la coda, quindi faccio la stessa frase uguale identica, col do, 8 quarti, 8 pulsazioni, mi minore, 8 pulsazioni, la minore, 8 pulsazioni, sol, 8 pulsazioni, ok?
Poi la coda, che è subito attaccata, che è Sol lungo, che dura 4, Sol corto, 3 battute, 3 quarti di pausa, e poi Do con la corona, quindi lungo. Ok? Adesso vi suono il brano completo, ok? Con la base, così almeno lo potete vedere. Faccio solo un riassunto, quindi introduzione, accordi lunghi, accordi con tutte le pulsazioni, ritornello, che sono quelle due frasette melodiche, accordi di nuovo, coda di uscita, che è uguale all'introduzione. Ok? Adesso ve la suono. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I would. Yeah.